L'estate è finita, mi è uscito il ferretto dal top. Ciao, non so come tu sia finito qui. Comunque mi chiamo Pamela e sono una disordinata cronica. Nella vita so fare soltanto danni. Qui troverai video fatti estremamente a caso. Mi piace mangiare e adoro il verde. Ma benvenuto nel mio canale. Oggi sono qui per un video molto atteso e anch'io non vedevo l'ora di farlo. Cioè, per gli outfit back to school. Oggi vi proporrò 10 idee outfit back to school. Però ci tengo a fare una piccola premessa. Essendo che io ho finito scuola da 3 anni, penso che le cose non è che siano proprio cambiate, so benissimo quanto siano rigorose le regole della scuola. Ogni scuola varia, io per esempio non potevo andare neanche con la canottiera, perché le spalle, oddio, cosa super proibita, non si potevano far vedere. Ancora queste regole io tuttora non le capisco. Fortunatamente all'università non è così, non esiste un dress code per l'università. C'è più libertà, ovviamente, però il pregiudizio ci sarà sempre da parte di chiunque, quindi se vai anche all'università con la minigonna ci saranno sempre quelli che ti guardano male, però non è che ti cacciano via come alle superiori. Io mi ricordo che alle superiori si lamentavano anche dello strappo sulla gamba, cioè è un ginocchio. Qual è il tuo problema? Hai paura del mio ginocchio? Vabbè, questa è stata una piccola premessa per dire che io, ovviamente, avendo già finito le superiori da un bel po' di anni, i capi che ho tuttora sono un po' più liberi per l'università, però potete tranquillamente adattarli con le vostre cose che avete a casa perché sono outfit molto versatili. Per me la cosa più importante per un outfit scolastico è la comodità. Cioè, ditemi quello che volete, bello, bellissimo, strabello, ma se non state comodi io non mi sento tranquilla e a mio agio. Quindi questi outfit li ho progettati su questa caratteristica, cioè la comodità. Non tutti sono stracomodi, però la maggior parte sì, e fortunatamente quest'anno stanno andando tantissimo di moda i cargo e i parachute. Parachute, parachute. Non so bene come si legge il nome, però è il tipico pantalone che mettono quelli che fanno paracadutismo. E devo dire che, visti così, cioè vi metto un po' di foto qui ai lati, ma visti così a me non piacevano per niente, perché dico, ma che so, tipo pantaloni larghi. Finché non li ho provati si possono trovare da Bershka, Subdued, Zara non penso, Pull mi pare, e ce ne sono di tantissimi tipi di tutti i colori, e ve lo giuro, provateli, sono la cosa più comoda al mondo. È una tuta, ma una tuta stile un po' più elegante, diciamo. Io non me ne intendo tantissimo di moda, quindi non posso parlare, però per quello che io vedo mi sembra una tuta, perché è comodi, cioè sono dei pantaloni comodissimi, quindi secondo me è un ottimo sostituto della tuta. Quindi dopo questa piccola premessa che io baso i miei outfit sulla comodità e che dovete adattarli anche alle vostre regole della scuola, penso che potremmo procedere a descrivere questi 10 outfit. Il primo outfit partiamo appunto dagli outfit con i cargo. Secondo me ci sono soltanto due scarpe essenziali per tutti gli outfit, che sono le Dr. Martens oppure un paio di Dunk Panda oppure le Air Force, cioè delle scarpe abbastanza neutre che vanno bene su tutto. Questo outfit è basato su The Cargo, i cargo sono di tantissimi colori, anche questi sono molto più comodi rispetto ai jeans perché vanno giù larghi, anche se ci sono stretti, però comunque è molto largo sulla gamba. E io l'ho messo con una magliettina, ma in realtà si può tranquillamente mettere con una maglietta a maniche lunghe, una maglia magari un po' più lunga. E in alternativa, per questo periodo che la mattina magari fa un pochino più fresco, un giacchettino da mettere e sotto la maglietta a maniche corte. E questo, diciamo, è il primo outfit che a me piace tanto e ci esco anche la sera, onestamente, perché è bello. Il secondo outfit invece è con i parachute, che appunto sono questo tipo di pantaloni che può non piacere. A me personalmente piace tanto, io ce l'ho sia in nero che in bianco. Questi bianchi, devo dire la verità, sono un tantino trasparenti, infatti forse l'avrete già notato, però con la luce un po' sparapesciata non si vede più di tanto. Però possono essere abbinati a qualsiasi cosa. Io in questo caso li ho messo con le Dunk, ma in realtà anche con le Dr. Martens o qualsiasi tipo di scarpa da ginnastica. Sono veramente carini. Sono un po' particolari, andrebbero a vita bassa. Io li metto a vita medio-alta perché non amo la vita bassa. Però devo dire carini e soprattutto comodissimi. Quindi io li strapprovo e sopra ci si può mettere di tutto. Non fate caso a questa maglietta che magari è un po' troppo crop e le scuole non la amano. Ma vabbè, dettagli. Il terzo outfit invece è sempre con i parachute, ma in versione nero, che sono ancora più facili da poter abbinare. Questi nello specifico li ho presi da Zara e si possono tranquillamente abbinare con qualsiasi
tipo di crop top. Forse alle scuole il crop top non si può mettere. Ho ipotizzato che comunque guarderete questo video a settembre, quindi quando ancora fa un pochino caldo e le temperature sono medie, quindi non fa caldissimo, però potete tranquillamente mettere anche un maglioncino a collo alto e secondo me è veramente carino come abbinamento, cioè potete metterci di tutto. È un po' così, anche questo mi ricorda un po' il militare, uno stile un po' militare, non chiedetemi perché, però un po' me lo ricorda e ci stanno bene veramente tutti i tipi di scarpe, quindi mi piace e anche con questo ci esco la sera perché è carino. Penso che sia bene abbastanza con tutto questa tipologia di pantalone e poi veramente comoda, devo dire, mi piace un sacco. Sapete qual è l'unica problematica dei parachute? È che il sedere sparisce, cioè non lo va ad avvolgere, quindi un pochino lo rende piatto. Però a noi che ci frega, l'importante è che sia un pantalone comodo, in questo caso lo è. Il quarto outfit invece è un outfit un po' più carino e ho utilizzato questi qui che si chiamano gli yoga pants, cioè praticamente sono i pantaloni per fare yoga, sono pantaloni molto aderenti e vi deve piacere il fatto che siano aderenti, a me piace tantissimo, però è un pantalone anche molto morbido perché è simile alla tuta. Con il fatto che sia molto aderente sembra anche un pochino elegante, questo mio ha il buchetto diciamo sull'ombelico e anche tipo dei laccetti, filetti, insomma, però ce ne esistono tantissimi di e devo dire che è veramente la cosa più comoda al mondo, io li metto anche per stare in casa per farvi capire quanto siano comodi e si abbinano praticamente a tutto. Dovete capire che l'importante è avere un bel pantalone e poi il sopra, cioè le magliette, la t-shirt a tinta unita, ci potete mettere di tutto, crop top, qualsiasi cosa. Un'altra tipologia di pantalone che io uso tantissimo anche all'università è questa tipologia, cioè non so come si definiscono, ma vi dico soltanto che da Bershka, oltre a lasciarvi il link in descrizione, vi metto qui anche delle foto per farvi vedere quanti colori esistono. E vi dico soltanto che io ce li ho tutti, ce li ho beige, ce li ho neri, ce li ho verdi, li volevo comprare fucsia, ma poi mi sono un pochino fermata perché non so come abbinarlo. Però oltre ad essere un pantalone molto carino, è anche stra comodo. Qual è la problematica di questo pantalone? Che io sono molto bassa e essendo molto bassa io li ho dovuti tutti accorciare, quindi portare tutti dalla sarta, quindi per me è stata una spesa in più, però mi piacciono tanto come pantalone, sono molto aderenti in vita e cadono morbidi sulla gamba, sono un tantino più eleganti rispetto a un normale pantalone, quindi potete metterci magari anche solo una camicetta e renderlo un pochino più eleganti. Io quando vado a fare gli esami all'università molto spesso indosso questa tipologia di pantaloni e sopra ci metto una camicetta per essere un pochino più elegante. Andiamo avanti con il sesto outfit. In questo caso abbiamo un pantalone che è stato per un bel periodo uno dei miei preferiti. Anche questo l'ho dovuto accorciare, però è bellissimo perché ha anche uno spacco giù sul piede e questo colore ciclavino mi fa impazzire. Non avevo un pantalone del genere e devo dire sta benissimo col bianco, sta benissimo col nero, è bello e soprattutto anche elegante, anche con un tacchetto sotto è veramente carino. Però l'ho utilizzato per la scuola con una magliettina così, una t-shirt classica mezza polo, mezza crop top. Anche in questo caso è un pantalone comodo e morbido. Andando avanti per un outfit non troppo comodo, si tratta del jeans a zampa. Anche in questo caso io jeans a zampa ce n'ho miliardi, ce l'ho neri, ce l'ho color jeans. E questi color jeans sono bellissimi sempre di Bershka, mi fittano benissimo, fanno anche un bel sedere, almeno a me piace. L'unico problema è che forse anche una taglia un po' troppo piccola, forse mi sono un pochino ingrassata, sì anche quello, però sono molto aderenti, ogni tanto mi capita di dovermi slacciare perché sono non respiro un po', però hanno un fit veramente bello. I jeans poi sappiamo benissimo che si può abbinare con qualsiasi cosa e io lo metto veramente con tutto, con magliette crop, con polo, con maglioni a collo alto quando farà un pochino più freddo perché sono pazzeschi, io li adoro. Con la premessa che vi ho fatto prima, in questi outfit ci saranno presenti anche due outfit con gonna e vestito. So benissimo che in molte scuole non è permesso, però perché anche nella mia non era permesso, però comunque ci ho tenuto a metterli perché magari c'è qualcuno che può indossarli. E nello specifico voglio farvi vedere questa tipologia di gonna, questa qui è di amore, bianca, ci sono anche altre tipologie di colori. E secondo me è una gonna un po' più adatta per la scuola perché sotto ha un pantaloncino, quindi cioè per stare anche un pochino più sicuri, io amo le gonne pantaloncino, sono la cosa che mi rendono più sicura. No, e questa gonna pizzettata è una tipologia di gonna che non è troppo corta, so bene che per le scuole magari richiedono la gonna sopra il ginocchio, leggermente sopra il ginocchio, e questa è un pochino più sopra il ginocchio, ma non scoprono tantissimo le gambe. Ne esistono tantissime tipologie, questa qui, quest'altra che vi faccio vedere è di H&M e che ho messo io per una campagna di cinema, guarda che bella.
La potete abbinare con qualsiasi cosa e magari per coprire il tutto, se fa un pochino più fresco, sopra un giacchettino che vi rende meno nude per la scuola, ma che ne so. L'ultimo outfit che voglio farvi vedere è un outfit con il vestito. Questo vestito non è uno dei miei preferiti perché effettivamente è molto semplice, però penso che per la scuola sia abbastanza adatto, però volevo farvi vedere in generale la tipologia di vestito. Questo vestito si chiama portafoglio, io ci ho messo sotto i texani perché vanno a coprire la gamba, così i professori non possono dire niente che avete le gambe scoperte perché i texani la coprono. Con i texani, ma in generale le scarpe un pochino alte, fa un pochino caldo. Questo vestito è lunghetto, quindi io penso che vada più che bene per la scuola. Io per uscire lo metto leggermente più corto, però in generale volevo farvi vedere quanti siano versatili questi outfit che si possono mettere sia di sera che anche per scuola. Basta modificare un pochino di cose, aggiungere qualche accessorio e così via. E adesso voi direte: ma sono 9 outfit, non sono 10. E avete ragione, perché mi sono sbagliata a contare. Però è anche vero che manca un outfit con la tuta per educazione e fisica. E qui vi posso mettere qualche foto di quello che indosso io. C'è la tuta della Fruit of the Loom, che è una tuta classica che costa 15 euro a tuta. C'è grigia, c'è nera, quella super classica che a Roma andava di moda già anni fa, super basic, era tipo super gettonata. E poi anche è uscita fuori Roma e tipo per il 2020 è stata la cosa che tutti volevano. Infatti erano sempre sold out queste tute incredibili. Io la compravo al mercatino, per farvi capire. E questa può essere un'altra tipologia di outfit. Ma se volete vedere tantissimi altri outfit anche in tempo reale, basta seguirmi su Instagram. C'è anche una cartella dedicata proprio agli outfit e per farvi un'idea di quello che potete indossare ogni giorno. Ovviamente io ripeto, ho creato questi outfit sulla base della comodità, ma l'importante secondo me è avere un pezzo base, che la maggior parte delle volte è un bel pantalone, e sopra ci potete mettere veramente di tutto. Cioè, alla fine comprate delle t-shirt di tutti i colori a tinta nida con le scritte e ci stanno benissimo per questo periodo in cui fa un pochino più caldo. Oppure quando farà un pochino più fresco basta metterci sopra le t-shirt un cardigan, oppure mettere un maglione a collo alto. Veramente ci si può sbizzarrire. Comunque sono pantaloni versatili sia da giorno che da sera, perché io veramente li uso tantissimo anche di sera. E spero che questo video vi sia piaciuto. Io ovviamente porterò altri video back to school, porterò altre novità, perché io andrò un mese fuori Roma, quindi i miei video saranno un tantino diversi. In realtà non lo devo ancora annunciare sui social, qui è la prima volta che lo annuncio, ma poi vi spiegherò meglio sulle storie, quindi andatemi subito a seguire anche su Instagram. Iscrivetevi se il video vi è piaciuto e ci vediamo nel prossimo video, che sarà sicuramente a breve. Ciao ciao.